super veloce a Lourdes, perché ha detto il taxista si è già arrabbiato e lui poi se ne va, se non facciamo più che in fretta. Ancora combattuto, via alta, via bassa, via alta, via bassa. Non so cosa fare, ma il tempo è proprio brutto. Adesso arrivo al video e poi decido che cacchio fare con sto tempo. Certo che proprio non si apre, proprio nuvolo, 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 tutto chiuso, tutto chiuso. Facciamo un altro pezzo, poi vediamo. Lasciamo intanto il paesello. Lasciamo piede un po'. Oh, dopo 10 minuti ho deciso, faccio la via alta, tanta c'è tanta gente che va su, il tempo è brutto brutto, però si va, Corbi ci prova. Mamma mia, non avete idea di questo apparire, la collegiata di Roncisvalle, finalmente, mamma mia che tappa. Poco vento, per il resto acqua, nuvolo, freddo cane. Thank you.
passare sotto al ponte. Questo, quando non c'è problemi di piena, si passa agevolmente. Oggi va così. Monica, Ignazio. Bollettino medico: dolore all'anca sinistra, dolore collaterale ginocchio destro, caviglia e callo non pervenuti, per cui direi ottimo così. Era la preoccupazione più grossa, da quanto pare i dolori erano alti. Anche il vero dolore inguine sulla interno coscia destra, abbastanza fastidioso, ma con l'andatura in slow, decisamente slow, qua mi passano tutti, mi sorpassano tutti, però piano piano si arriva in fondo. Ho conosciuto quel modo di dire, ci siamo beccati ad andatura lentissima con l'inglese, non so, poi con l'amico Ignazio, che poi in un'altra cosa, quindi siamo fermati a prendere un caffè, adesso vi ho salutati perché con andatura lenta sono a metà della tappa e ce n'è ancora da fare. Adesso devo stare concentrato perché mi fa attraversare tutto questo paese, devo stare attento ai segnali, sono uscito dal paese e si ritorna sulle colline, direi proprio belline. Posso essere ancora mio, però va bene così. Lasciamo il Municipal Zubiri, oggi direzione Pamplona. Oggi giornata senza pioggia, devo dire il morale è alto, la cosa più divertente per farsi passare la giornata è attraversare le buche, per cui sembra di essere al parco avventura, o meglio, capisco i gatti quando non sopportano l'acqua. E vi garantisco che dopo 2 giorni coi piedi a mollo, anch'io cerco di evitare qualsiasi pozza d'acqua.
come se fosse lava incandescente. Oggi voglio i piedi asciutti. Beh, comunque col sole è uno spettacolo, è tutta un'altra cosa, che bello, e scalda pure, eh? In giro c'è abbastanza gente, io mi sento un po' scemo perché dopo aver camminato oggi per 20 km, vi mostro se lo vedete il mio look dalla testa ai piedi. Look da tedesco in villeggiatura, però non ho il calzino bianco, almeno quello. Comunque il look di tutti i pellegrini che ci sono in giro, perché si distingue la gente di qua, o i turisti, dai pellegrini. Pellegrini o croc o sandali, abbigliamento abbastanza tecnico, bello bello bello. Dopo aver girato come un cretino, adesso questo è l'ultimo video che faccio perché devo aprire Google Map per riuscire a ritornare all'albergo dove ho alloggiato. 12,50 euro, compresa la colazione però, per cui ci sta.
Oggi bella tappa, si va all'Alto del Perdon, che siamo circa metà tappa, in lontananza, se riuscite a vederle, mulini a vento paleoliche. È una tappa bella, col sole, un po' di arietta, per adesso è ancora abbastanza fresco, però si va, come dicono da ste parti, animo! Posso? Elvira! Voilà. Verso l'Alto del Perdon. Di tappa, oggi abbastanza sconvolto, salita all'Alto del Perdon bella dura, discesa ancora più dura, piedi distrutti da pietra, ghiaia, tutta mossa, per cui veramente ardua. Per adesso le gambe briggono, non sto andando a mille, però va bene così. C'è in giro un gruppo, una compagnia di ragazzi, saranno una quarantina, con i loro educatori che sono pazzeschi. Vabbè, casino lo fanno, sono giovani, però sono anche divertenti. Divertente vedere gli educatori che li incitano, manco fossero delle vacche al pascolo, con tanto di animo, animo. Vabbè, adesso mi riposo sulla panchina qua, pausa sigaretta diciamo, 10 minuti, poi riparto. Sono nel mio elemento naturale. Uno splendido sole, scalda, favoloso, ambiente, come potete vedere, incredibile. Vabbè, incredibile, ci sono anche da noi posti così, però qua ci sono veramente dei posti a perdita d'occhio molto belli. Adesso devo solo curare di non disidratarmi e per le scottature tanto ci sono abituato, di quello mi curo un po' meno. Però mi godo questo sole che mi toglie tutta l'umidità dalle ossa. Cosa mi dice che la strada è giusta? Freccia, freccia.
Diego e Samuela. Ci siete, ci siete, ci siete. Animo! Arrivata la tappa, doccia fatta, mi godo un po' di sole, nuvole, quello che c'è. Sul fisico ci devo ancora lavorare. Oggi ho mangiato solo spagnolette e bevuto acqua. Stasera qualcosa mangerò. Devo curare un po' di più l'alimentazione perché non è il massimo. Mi sto convertendo, però dai, la Gesa è la Gesa. Il famoso Puente La Reina, ponte, la butto lì, romanico, dovrebbe essere arco tutto sesto, vediamo. Opa, buon cammino. Ugualmente. Oggi passo tranquillo, bellissima giornata, sole ovviamente alle spalle, andando verso ovest. Oggi vi presento il nuovo look, sponsor ufficiale del mio cammino. Sempre paesaggi fantastici. Uscire dal percorso di poco, 200 metri, per ovvie ragioni da tossico. Adesso riprendo il percorso passando Ponticello Romano, qua sono tutti i ponti romani, sti romani. Paesino, questo è abbastanza insignificante, però
c'è il tabaccus, per cui è importante anche lui. Video un po' traballante, sono stanco, dai, 5 km sono arrivato. Anche questo bello, adesso vado un pezzo, facciamo, aspetta, torno indietro, quella lì è la zona monumentale vecchia, ma non ce la faccio andare a vederla. Siamo nel parco de los Llanos, sembra parco Zanzi più o meno. Sto cercando qualcuno che palleggia a pallavolo, non ce n'è. Adesso sento della musica in lontananza, vediamo un po' da dove arriva. Oh, adesso l'ho capito. Qua c'è un centro anziani ed è l'animazione del centro anziani. Assa del fiume Ega. Caro Corbi, non ci siamo proprio, ma proprio non ci siamo. Insomma, stasera questa è la mia cena serale. Poi tra un'ora vado a letto. Del vino, una buona boccata di prima mattina, un vino rosso direi anche buono, certo che adesso il problema è che mi dà anche alla testa, eh? No, no problem. Questi qua sono gli amici Ignazio e Ineke. Ignazio e Ineke. Allora, questo qua è il gruppo di alcolizzati che tutte le sere vanno a letto. L'avete già prosciugato? No, c'ha la... ma esce poco poco. E adesso hanno deciso addirittura di partire già dal mattino belli carichi. Guarda che c'è il divieto di portare la bottiglia intera. No, vabbè, ma noi ce l'abbiamo capito. L'acqua c'è bisogno di averla. Ma non si è visto molto, eh? Vai. E ti sei messo con la faccia davanti. Adesso ti fai la bella striscia sulla felpa bianca. Tutta viola, proprio da alcolizzato. Saranno più
taking a cab down, and they need it, and so then there were some people who were like, well, we're looking for someone to walk with us. So we all. L'ho detto due ore fa questo, ma già l'avevo capito, At one stage, I was really. Questa mattina sveglia prestissimo, generale Rottermeier è entrata in camera, ha acceso tutte le luci e gridando ha annunciato in tutte le lingue buongiorno, per cui 6:30 già operativi. Comunque va bene perché oggi è tappa lunga, previsto sole, previsto ustioni, vediamo di non arrivare troppo tardi senza correre, ma il tempo oggi è stupendo. L'assalto nel primo paesino che incontriamo giusto per fare colazione, alla ricerca di un bar. Se non c'è un bar qui è una disperazione, c'è sicuramente, figurati. Questi paesini vivono sulla gente in cammino. Ieri al ristorante in piazza, praticamente c'era la piazza, saremmo stati una sessantina di persone, tutti pellegrini, per cui veramente la loro economia, almeno quella di bar e ristoranti, vive su questi pellegrini che transitano. Due cicogne dovrebbero essere su qua. Thank you.
buon cammino Carolina, buon cammino e buon cammino Todas a 12 euros. Ah, sì, ok. Qua allora. Abbiamo la contrattazione italiana. Io lo che tu mi dici. Allora prendiamo quelle grandi. Io. Sia la regione di Tori, ma io vedo solo macchine in coda, Tori non ne vedo proprio neanche uno. Oh. Macchine, autostrada, non so dove sono sti cavoli di Tori. Andiamo avanti a cercare. Posti i capelli che un pezzettino te lo faccio, così almeno mi ricordo. Ah, grazie. No, ma BC è. Eh? Va bene così. Piccolo relax in oasi, mancano solo 3 km al paese, però ero troppo cotto e adesso mi sto facendo una bella pausetta fresca, ho mangiato qualcosa, basta, ho già ripreso le energie, adesso tra un po' riparto, arrivo all'albergo municipale e poi sotto al tram, doccia, lavare i vestiti, stendere, ricaricare il cellulare, ricaricare la macchina, dopo giretto per il paese. Perché tra l'altro dopo aver fatto 30 km c'è ancora il giretto per il paese. Però è comodo perché è un po' defaticante, senza zaino, con i sandali, piedi nudi, per lasciarli respirare e magari si incontra qualcuno in piazza, un bicchiere di vino tinto e si tira a sera. C'è. Manca.
oggi vado via spedito, non so com'è, ma boh, le gambe vanno, dolori zero. E allora ritmo bello allegro, tanto la strada è poca da fare, non mi devo risparmiare. Pausa pranzo al prossimo paesino, colazione fatta, carico, ciao. Noi le rive dei fossi sono erba o rovi, qua sembra di essere a Sanremo, è tutto fiorito, il periodo è quello giusto, è un bel vedere. Cambiano i colori, ma lo spettacolo è sempre lo stesso. Spettacolare, ci sono immensi campi, qua tutta una zona collinare, rigorosamente tutto a spighe di grano, sembra tutto pettinato, stessa altezza, un tappeto di vegetazione multicolore. La strada qua è molto lontana, per cui non dà neanche fastidio. Comunque è proprio vero, lo sfondo di window gli fa una pippa, è uno spettacolo. Guarda lì, tutta la strada che devo fare. Educational Channel o National Geographic. Il trattore ara e giù in fondo, cacchio, adesso qua si vedono poco, le cicogne gli vanno dietro a recuperare i vermi che l'aratro porta in superficie. Stasera si va di paella e vino tinto, una paella abbastanza semplice semplice, niente di complicato, però almeno qualcosa da mangiare. Andate del Zeppelin. Oh, Dio, bella questa.
Led Zeppelin, il titolo è Candela al cielo. Mattinata tranquilla, eravamo partiti con la nebbia, poi a un certo punto spunta il sole, pam, botta di caldo, veramente piacevole. A voi castelli di balle di paglia, che cacchio ne so. Comunque sto inquadrando da questa parte, ma è uguale anche dalla parte opposta. Sto pensando che questi paesaggi, è vero, sono praticamente tutti uguali, però tenete conto che sono quasi 150 km di questi paesaggi. Figo il Japan che vi ho mostrato prima, sta facendo volare per fare una ripresa col drone. Che figata, bellissimo, minchia quanto lo manda lontano, che spettacolo. Secondo me tra un po' lo perde che tanto va lontano. Potentissimo, bellissimo. Vabbè, anche questo, insomma, ovviamente da un Japan ci si poteva aspettare il massimo della tecnologia. Anche se io non sono scarsissimo, tra cellulare, la videocamera, vari cavetti di connessione, l'hard disk esterno per accumulare e per scaricare tutti i video, sta andando direi bene. Questo video è per Paola, che è preoccupata che mi possa perdere, per dirti come è segnalato il percorso. E praticamente ci sono frecce gialle ovunque e basta seguire quelle. È pieno di frecce gialle, ogni angolo di casa, con tanto di cartelli ufficiali, piuttosto che scritte fatte con la vernice. E inauguriamo anche sto cappello. Mi sa che dura poco, perché non sono da cappelli, ci ho messo già 10 minuti a capire come metterlo. Adesso ce l'ho su, tanto tra un po' lo tolgo.